Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come potete ben vedere, siamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia perché, come ben vedete, oggi si deve pullare. Faccio un video pull vecchio stile, dato che comunque non sarò in live per pullare live e quindi fare anche il contenuto, almeno per questa settimana purtroppo, di Dissidia in live. E dato che è presente uno dei miei personaggi che comunque mi è sempre piaciuto, direi uno tra i preferiti, ovvero Garland, in questo caso il Garland originale di Final Fantasy 1, che ha ricevuto la sua nuova FR. E insieme a lui, ovviamente, Hope ha ricevuto la BT. Quindi è un banner che a me, sinceramente, fa molto gola, perché di Garland ho la BT, tra l'altro maxata, mentre invece di Hope ho anche la FR, tra l'altro maxata. Quindi sono due personaggi che ho completi, di cui mi manca effettivamente un pezzo. Da una parte la BT, da una parte la FR. Per quanto riguarda Garland, addirittura abbiamo un featuring in questo caso all'interno dell'animazione FR, tutto ad eccezione perché abbiamo Spiritus. Quindi veramente tanta roba questa cosa. Mentre invece per quanto riguarda Hope, abbiamo un altro personaggio che possiede praticamente una BT infinita. Quindi paradossalmente potrebbe anche risultare un personaggio estremamente forte. I rework sono eccezionali da entrambe le parti. Garland prende un rework della Madonna, prende tutte le skill che fanno veramente molteplici hit in una cosa assurda. È stato veramente rework'ato bene, secondo me. Tra l'altro anche la BT di Garland è stata rework'ata, dove adesso abbiamo addirittura praticamente fino ad un massimo del 50%, sia per quanto riguarda i danni HP, sia per quanto riguarda i danni massimali del danno HP. Quindi direi che come rework non ci possiamo lamentare. I banner sono due. Vi ricordo appunto quello di Garland e quello di Hope. Per quanto riguarda l'evento, invece, abbiamo appunto l'evento della Memorial Battle Stage numero 5, che in questo caso non presenta una peculiarità per quanto riguarda i Final Fantasy, ma riaffronteremo per l'ennesima volta il boss Shinryu, o Shinryu, chiamatelo come meglio vi pare e piace. E lo affronteremo nuovamente, così come lo abbiamo già affrontato anche in altri eventi, come per esempio nella Feod finale, è stato l'evento di chiusura. Adesso invece abbiamo questa Memorial Battle che, essendo particolare, avrà appunto un nemico particolare. Non è stata segnalata essere ultima Memorial Battle, quindi ce ne saranno altre, solo che in questo caso la situazione è particolare, quindi hanno deciso di fare una Memorial Battle speciale. Per appunto permetterci in generale di affrontare un avversario particolare, comunque scelte stilistiche, mettiamola così. Detto ciò, direi di fare subito il ticket free per vedere se c'è qualcosa di interessante, ma ovviamente il free ticket è solo una formalità. Abbiamo 4 ticket di quelli multi perché appunto abbiamo fatto tutte le condizioni nell'evento precedente, nell'evento scorso, e come potete vedere abbiamo la nuova BT di Hope e la nuova FR di Garland. Quindi vediamo se, dato che in questo periodo in Ever Crisis mi sta andando male, mi sta andando decisamente male, forse troppo, notifiche a random, mi sta andando molto male in realtà su Ever Crisis. Vediamo se Opera Omnia, magari non facendosi prendere dalla gelosia, mi consente di fare qualche cosina, ecco, mettiamola così. Allora, orbo dorata che in realtà ho. Ottimo! Mamma mia, ottimo! Già subito Garland, perfetto, che tra l'altro è quello che mi interessa di più, se devo essere onesto. Allora, altro orbo dorato. Ah, intanto Garland ce lo siamo portati a casa. E questo va benissimo.
Allora. Orba azzurra, qui purtroppo mi sa che è andata maluccio. E a sto punto Hop potrebbe essere interessante. Hop potrebbe essere decisamente interessante. Però non so se voglio investirci risorse. Perché Garland l'ho preso, che fondamentalmente Garland era quello che... Non dico... Cioè sì, era fondamentalmente il mio obiettivo principale, però... Devo ammettere che mi sarebbe piaciuto anche Hope. Allora, siamo a 80. Io una multi la farei giusto per arrivare a 100. Però... Faccio una follia, cosa che non dovrei assolutamente fare. Minchia. Buono. Tento sti 50 ticket giusto per il meme, ma ovviamente con poche speranze, perché trovare la BT dei ticket è assolutamente un qualcosa che non si deve fare, perché non si deve assolutamente fare. Io ci provo giusto per il fattore di fare il content, come si suol dire. Ma ovviamente non è una cosa che consiglierei a nessuno. Potrei pullare con le gemme token, purtroppo non ne ho, quindi va bene, niente, va bene così. In realtà, ripeto, la BT di Hop mi sarebbe piaciuta. Mi sarebbe veramente piaciuta, perché appunto è un personaggio che secondo me potrebbe essere una buona incognita, con quella BT che dura praticamente all'infinito. Non è un personaggio che sfrutterei forse, a causa comunque dei miei setup, che solitamente hanno comunque un DPS più quello che fa danni fuori dal turno, quindi il sub DPS of Zorn, quindi non so se effettivamente continuerò a pullare. Per il momento assolutamente no. C'è Garland, che era uno di quelli che effettivamente mi interessava di più, quindi mi accontento. Detto ciò, farò probabilmente il Memorial Stage più in là, non so se lo caricherò oggi stesso, vedremo. Però per il momento direi che ci possiamo accontentare qua. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!